Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Iniziamo questo video da qui, dalla circonvallazione dell'abitato, mentre mi passano accanto delle macchine che mi sverniciano. Oggi andiamo a fare un giro, è una bellissima giornata, ho portato con me il mio Mini 2. Faremo qualche volo, però in questo video voglio parlarvi dell'argomento che sicuramente avete già intuito: quanto è conveniente postare certi contenuti, magari contenuti non proprio leciti, qui nei social. Qui nei social intendo YouTube, ma intendo anche Facebook, nei gruppi Facebook. Vi voglio parlare di questo argomento perché pochi minuti fa ho letto su una testata giornalistica che un appassionato è stato beccato, è stato pizzicato proprio tramite i social per un video che ha postato, che ha fatto in un parco con il suo drone. È stato multato e ragazzi, e questo non è il primo caso, ma ne sono successi tanti di casi simili. Però nonostante tutto continuiamo a vedere contenuti un po' fuori dalle norme, ma a volte anche fuori da qualsiasi... questo mi fa passare, mi porta via, mi fa passare, grazie, saluto. E dicevo ragazzi, comunque continuiamo sempre, nonostante questi casi, a vedere contenuti fuori da ogni senso logico, che vengono continuamente postati sui social, ma anche da persone che dovrebbero avere una certa esperienza in merito, dovrebbero quantomeno attenersi alle norme di buon senso, ma molto spesso non lo fanno. Nel frattempo il camion è qui dietro di me e mi sta facendo un po' paura. Vediamo se riusciamo a uscirne. Riusciamo a uscirne, non è proprio il massimo. Quest'altro se mi porta via, no, non lo fa. Vediamo se rischio la vita in questo video e se vedrete la mia fine in diretta. Spero di no. Adesso la situazione dovrebbe migliorare, anche perché qua a destra dovrei imboccare una strada bianca un po' meno transitata. E come dicevo, sempre lui, vabbè, e come dicevo, tanti esperti che come me fanno contenuti multimediali qui su YouTube se ne fregano sempre più spesso delle norme, anche di buon senso, non solo delle norme del codice previste da ENAC, ma anche qualsiasi tipo di buona regola, anche dettata dal buon senso, e continuano a postare contenuti anche di voli a distanze notevoli, fregandosene di qualsiasi tipo di norma, ma che comunque vanno avanti per la loro strada in questo modo. Io non voglio dare giudizi, non voglio assolutamente fare la morale a nessuno, ognuno è giusto che faccia quello che crede. Però voglio mettervi in guardia, voglio mettere in guardia i miei iscritti, ma non solo quelli sul canale YouTube, ma anche i miei iscritti sul gruppo Facebook del Mini 2 Italia, che questo tipo di comportamento può portare a problemi non indifferenti. Non vi nego che, avendo un canale, anch'io pubblico costantemente dei contenuti e occorre tenere sempre d'occhio questa cosa, perché come ogni settore ha le sue regole, anche questo dei droni ha le sue regole, e occorre ogni volta avere le autorizzazioni e accertarsi che nel posto dove andiamo a volare non ci siano restrizioni particolari e il volo sia consentito. Io nel frattempo, se trovo un posto, mi fermo. È di qualche giorno fa la notizia che tre ragazzi di età compresa tra i 25 e i 31 anni non hanno resistito nel postare nei loro social un volo effettuato nel parco del Conero, in provincia di Ancona. Questa è una meta turistica che per gli appassionati di droni è un'occasione veramente unica per portare a casa delle immagini veramente mozzafiato. Il posto è meraviglioso, però i ragazzi
ragazzi, senza aver avuto le necessarie autorizzazioni, hanno postato un video che poi si è dimostrato essere un video autogol. Con questo video si sono giocati la loro multa. I carabinieri della forestale addetti hanno visto i video sui social e sono risaliti appunto a questi tre ragazzi che hanno ricevuto questa sanzione di 100 euro circa. In questo caso la sanzione andava dai 50 ai 500 euro, diciamo sono stati abbastanza bravi nel irrogare una sanzione di soli 100 euro a questi tre ragazzi. Un'altra notizia che ho letto pochi minuti fa riguarda un altro signore che è stato pizzicato tramite un video postato sui social Facebook, dove si vedeva che lui volava all'interno del Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise, nel comune di Villa Vallelonga, e in questo caso non è stato beccato solo perché il volo non era autorizzato, ma oltre a questo aveva con sé un cane che era sprovvisto di museruola e in questo caso ha ricevuto una sanzione oltre per il volo ma anche per il fatto che con sé aveva un animale non a guinzaglio, vietato appunto dal regolamento del parco. Questo per dirvi che occorre stare molto molto attenti nei video che postiamo. Io non voglio entrare in merito al fatto se le autorità competenti dovrebbero soffermarsi su violazioni forse un po' più gravi rispetto a quelle di volare nei parchi, perché forse sinceramente non ho neanche tutte le informazioni in merito per fare una valutazione oggettiva. C'è qualcosa, ragazzi, che probabilmente mi sfugge perché non ci vedrei, ecco, direi così, una pericolosità così importante, però ripeto, lascio qualsiasi tipo di valutazione alle persone più esperte. Voglio semplicemente con questo video farvi riflettere su quanto sia il caso di andare a postare alcuni contenuti magari un po' più sensibili sui social, su Facebook, su YouTube, ma su tutti i social, perché in qualche modo sono esposti alla valutazione degli organi di vigilanza. Beh ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate e fatemi sapere quanti voli avete fatto senza le necessarie autorizzazioni. Sto scherzando naturalmente. Io vi ringrazio come al solito dell'attenzione e vi saluto alla prossima. Ciao!